Ciao a tutti, da Marco Domeniconi, il vostro, spero, consulente musicale preferito. 1982, secondo album dei Wolo Voodoo. Alla voce il leader Stanna Ridgeway, la sua voce da gallina è brutta, ma molto affascinante. Qui parla del confine tra il Texas e il Messico, storie di autostoppisti rapiti, abbandonati nel mezzo del nulla dell'Arizona o del Texas, vicino al border, al confine messicano. Un weekend perduto, Lost Weekend, ci andiamo a ascoltare da questo secondo album del Wolo Voodoo. Racconti un po' noir da bar abbandonati sul confine tra Texas e Messico. Ascoltiamo due o tre brani perché questo album è veramente spettacolare a chi piace il genere. Questa On Interstate 15, stesso album, secondo The Wall of Voodoo. Stanna Ridgeway la voce, eccoli qua. Chitarra un po' morriconiana, se volete, un po' da spaghetti western. Ma la più famosa era senz'altro questa Mexican Radio, sicuramente l'avrete ballata all'epoca. Si pogava. Assieme ai B-52s, Boys Don't Cry the Cure. Un disco imperdibile se volete la prima new wave americana. Questo è fondamentale. Wolo Voodoo, secondo album. Un ospite di rilievo. Con noi oggi Marco Domeniconi.